Dunque, il nuovo argomento, che è anche l'ultimo dei capitoli, dei macro capitoli di questo corso, che iniziamo oggi, la prende un po' alla larga rispetto a quella che sarà l'attività pratica che faremo in laboratorio nel mese di gennaio. Ma parleremo essenzialmente di quelli che sono i sistemi informativi per il management, che non è un modo diverso di dire sistemi informativi gestionali, no? Ma sistemi informativi per i livelli alti, quelli decisionali all'interno dell'azienda. Per capire meglio di cosa parliamo, osserviamo questa piramide, che è la piramide che in qualche modo raccoglie sulla sinistra quelli che sono i livelli organizzativi aziendali che partono, se vogliamo, dal basso, dal livello operativo, cioè il livello in cui si svolgono le effettive attività, il livello della conoscenza, che è il livello in cui si conosce o si decide o si preparano quali sono le procedure che il livello operativo dovrà seguire, il livello del management, cosa che preferisco non tradurre perché il livello gestionale è troppo vago in italiano, che è il livello nel quale si prendono le scelte, si definiscono delle scelte che fanno capo a delle strategie che sono definite a livello ancora più alto. Questo è un pochino, diciamo così, il succo, no, della struttura organizzativa e decisionale all'interno di un'ipotetica azienda. E sicuramente capiamo che ai vari livelli le necessità, il ruolo, no, del sistema informativo sarà diverso. Che cosa si chiede al sistema informativo a livello operativo? È di supportare le operazioni che avvengono appunto a livello operativo, quindi le transazioni, l'inserimento dei dati, l'avanzamento dei processi, l'avanzamento della produzione, cose di questo genere. No? Quindi gestire le attività che vengono svolte. La maggior parte degli esempi di sistemi informativi che abbiamo fatto finora si collocano a questo livello. Ci sono dei processi che qualcuno ha progettato, diciamo così, a livello della conoscenza, ha progettato a valle di una scelta che è stata fatta a livello di management. A livello di management abbiamo deciso che vogliamo, che ne so, la registrazione online per gli acquirenti del nostro prodotto. È una decisione che il management fa perché l'azienda magari ha una decisione strategica di espandere la propria presenza online o qualcuna di queste altre frasi più o meno vaghe che escono fuori dal livello strategico. Perché qualcuno ha deciso che una cosa c'è da fare, che una certa funzionalità deve essere supportata. Questa funzionalità viene progettata e a livello operativo deve essere seguita. Quindi gli esempi che abbiamo fatto noi sono quasi tutti di processi che noi dovevamo implementare. In realtà noi abbiamo giocato un po' a metà tra il livello della conoscenza e il livello operativo perché ci siamo anche messi nei panni di chi doveva progettare il processo. Modellare con una certa funzionalità che qualcun altro ci aveva dato, ci aveva deciso, come questa doveva essere gestita e quindi quali sono le conoscenze, le informazioni che ruotano intorno a quella funzionalità pratica che poi qualcun altro a livello operativo dovrà eseguire secondo il processo che abbiamo dettato e con supporto del sistema informativo che abbiamo progettato. Quindi finora abbiamo essenzialmente lavorato a questi livelli bassi, più bassi. Chiediamoci invece il livello di management di che cosa ha bisogno. Il livello del manager è quello in cui ha deciso dobbiamo fare la registrazione online dei nostri prodotti. Cioè chi ha comprato il nostro prodotto in qualche modo deve essere incentivato ad andare online, registrarlo, dare i propri dati in cambio, che ne so, di un'estensione della garanzia o altro che decideranno. Allora, queste persone di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di capire se la loro scelta, la loro decisione è stata furba o meno.
se ha avuto gli esiti sperati o meno, se è stata utilizzata da tutti gli utenti o dal 50% o dal 3%, se gli utenti nell'utilizzare questa funzionalità si sono trovati bene, se l'avere questa funzionalità ha incrementato le vendite o i profitti o i ricavi, se mantenere in piedi questa funzionalità costa così tanto che è meglio spegnerla. No? Informazioni sul come è andata. L'ho fatto perché speravo di avere un certo risultato? Ok, questo risultato l'ho raggiunto? L'ho ottenuto? Allora, questa è un'informazione che è molto difficile da avere in modo empirico. Ma mi sembra che sia andato bene. Purtroppo molto spesso si naviga a vista e quindi si abbonda in valutazioni spannometriche di questo genere. Ma in realtà se noi a livello operativo siamo riusciti a farlo gestire da un sistema informativo, potremmo estendere questo sistema informativo del livello operativo con una sua componente a livello management che permette ai manager di estrarre quelle che sono le informazioni che gli servono, le informazioni chiave per capire se la decisione è stata saggia o meno, ha avuto un riscontro positivo e se questo riscontro è stato inferiore, uguale o superiore alle aspettative con le quali era stato fatto. Questo chiaramente stiamo partendo da un presupposto di un management razionale, no? Che si pone degli obiettivi, possibilmente li esplicita, possibilmente li quantifica, poi pone in campo delle azioni, che sono volte ovviamente al raggiungimento di quegli obiettivi, e a posteriori va a verificare se gli obiettivi dichiarati sono stati raggiunti. Questo è il loop razionale. No? Non sempre le persone che sono in quelle posizioni agiscono in questo modo, ma perlomeno questa è la parte che noi riusciamo a catturare e supportare con sistemi informativi. Poi c'è quello che dice io sono un genio, decido che si fa così perché è giusto così, purtroppo non gli puoi dar fuoco, ma poi non ci si può aspettare che al di là del colpo di genio che ci può essere, effettivamente tu riesca a gestire un processo che continua nel tempo. Quindi i sistemi informativi che devono supportare le azioni a livello di management saranno molto diversi, sono meno preoccupati con l'operatività ovviamente, ma dando per scontato che a livello operativo le cose si facciano, sono interessati a capire come stanno andando avanti le cose, come dal punto di vista qualitativo ma anche e soprattutto quantitativo. Ovviamente non posso a livello di management tirare fuori un elenco di tutti gli utenti che si sono registrati al sito divisi per nazione, saranno magari 200 pagine da cui poi che cosa posso ottenere? Cosa posso capire? Nulla. Devo avere un certo insieme di informazioni tendenzialmente molto sintetiche che siano in grado di guidare il management nel capire se le scelte che sta facendo, che ha fatto, che vorrà fare, sono corrette o sono migliorabili. E in che cosa sono migliorabili? Perché ovviamente il mondo non è bianco e nero, funziona o non funziona. Una certa cosa ha dato certi risultati positivi, ma in altri campi non lo è altrettanto e quindi è da migliorare. Quindi in qualche modo avere degli strumenti per riuscire a capire come stanno andando le cose e possibilmente correlare i risultati con le scelte fatte in modo da poter migliorare tali scelte. Allora il sistema informativo che aiuta a fare questo sarà un sistema informativo che mi permette di intercettare dei dati, delle informazioni, degli eventi che avvengono a livello operativo e in qualche modo sintetizzarli, confrontarli, riassumerli in una serie di indicatori, numeri, un cruscotto con una lancetta, qualcosa che è un semaforo verde-rosso, un numero che mi riassume una certa quantità, e sulla base di questa manciata di numeri posso capire come stanno andando le cose. Quindi eventualmente i sistemi gestionali più evoluti
cioè dei livello management più evoluti, sono anche in grado di fare delle piccole simulazioni, what if, no? Dati questi dati di come è andato l'anno scorso, se io avessi cambiato qualche cosa, come potrebbero essere, facendo una proiezione, i risultati dell'anno prossimo, chiaramente se le condizioni di contorno non variano? Quindi posso anche avere un po' di capacità di questo genere. Ma noi concentriamoci sulla capacità principale, cioè quella di riuscire a darci la fotografia del livello di quantità e qualità a cui stiamo lavorando. Quindi, in qualche modo, stiamo facendo il controllo della gestione. Abbiamo giù, a livello basso, un'azienda, un ente, un'organizzazione che produce, quindi ho la freccia ingresso-uscita, entrano degli input, escono degli output, che è riassunta da questo romba freccia che c'è in basso, che potrebbe vivere e vive quotidianamente anche senza il management, segue delle procedure, dei processi. Sopra questo cosa andiamo a sovrapporre? Andiamo a sovrapporre delle raccolte di informazioni. Cioè non ci basta che le cose vengano fatte, voglio anche sapere quante ne hai fatte, e in quanto tempo, e per chi, e dove, non perché, perché è dovuto dal processo che ti dice che devi fare certe cose, però come sta andando la cosa, no? Quindi all'interno della parte del sistema informativo o anche da parte dell'azienda che esegue certe funzioni, io devo organizzare della raccolta di informazioni sugli esiti che le varie attività all'interno dell'azienda stanno producendo. Cosa me ne faccio di questi esiti? Mi diranno che l'adesione dei miei utenti alla mia campagna di registrazione online è stata del 23%. Beh, già avere questo dato è già non banale, perché l'adesione significa andare a fare un confronto tra il numero di registrazioni online sul sito e il numero di prodotti effettivamente venduti, che magari sono venduti sui canali retail, che non sono quelli online. Quindi già anche solo mettere insieme quei due numeri lì, per poter fare il rapporto tra il numero di utenti che sono registrati e il numero di oggetti che ho venduto, che erano ovviamente passibili dalla registrazione, significa andare a prendere due dati che sono in due parti diverse dell'azienda, metterli insieme e fare un rapporto, correggendo la scala dei tempi ovviamente, perché io le registrazioni online le so oggi, i dati della grande distribuzione di quanti ne ho venduti li saprò tra 2 mesi, quindi attenzione a fare i confronti. Quindi già di per sé avere questa informazione non è banale e anzi direi è prezioso. Io ci ho investito della tecnologia, dello sviluppo, ci ho investito eventualmente nella promozione per fare una cosa che nessuno usa. O no? Il 23%, forse avevo detto questo numero prima, non so, il 23% è tanto o poco? Ovviamente il sistema informativo non lo può sapere, il sistema informativo me lo può misurare e me lo può presentare. Se sia tanto o poco, dovrei saperlo io. In teoria dovrei aver definito un obiettivo, io creo la funzionalità di registrazione online perché voglio che almeno il 50% dei miei utenti lo faccia. Ho definito un obiettivo. Poi vado a metterlo in campo, svilupparlo, eccetera, e mi accorgo che questa percentuale è del 23%. Allora a questo punto ho dei dati su cui riflettere. Questa che qua è chiamata delta analysis, in cui analizzo, rifletto sulle differenze tra ciò che mi aspettavo, tra ciò che avevo previsto, tra gli obiettivi, non tanto con le aspettative. Le aspettative possiamo sempre essere molto generosi. Ah, il 100% mi aspetto che, spero che, le speranze. Aspettativa fa rima con speranza. Un obiettivo concreto. Poi se parlate a un manager la parola obiettivo fa sempre paura, perché di solito a quelli che sono gli obiettivi dichiarati è legata una percentuale dello stipendio. No? Per cui raggiungere o no un obiettivo, una cosa che è stata dichiarata come obiettivo,
è una cosa che li mette sempre sul chi va là. Questo delta analysis va a fare l'analisi dello scostamento tra l'obiettivo che avevo dichiarato, e quindi di nuovo presumo la gestione razionale in cui gli obiettivi sono dichiarati a priori e non inventati a posteriori, e invece, dicevo, la differenza tra l'obiettivo dichiarato e l'informazione raccolta dal campo. E mi chiedo le differenze che osservo, ovviamente ci sono differenze, a che cosa sono dovute? Come possono essere corrette? Come possono essere compensate? Allora, in questa fase di analisi potrò scoprire che magari ci sono alcune cose che non funzionano, il diritto del sito non è scritto bene, non è chiaro, gli utenti non lo conoscono, non riescono a scriverlo, è troppo complicato, non lo so. Allora posso magari identificare delle azioni correttive, scrivilo meglio, metti in QR code, non so, facilita in qualche modo l'inserimento del dato, se scopro che questa è una difficoltà. Quindi se vedo che i risultati sono inferiori agli obiettivi, posso mettere in campo delle azioni correttive, che vadano a modificare il processo, in modo che poi in futuro i risultati siano migliori. Oppure, e qui c'è anche una freccia che va verso l'alto, dall'analisi delle differenze mi accorgo che gli obiettivi che mi ero dato erano un po' troppo ambiziosi e quindi magari conviene ridefinire gli obiettivi o aggiustarli, aggiungerne o toglierne. È un loop, no? Di fatto abbiamo un processo che si svolge, ma informazione estratta da questo processo attraverso un altro processo di analisi rientra a modificare il processo stesso, o direttamente attraverso azioni correttive, oppure indirettamente attraverso la modifica degli obiettivi, l'aggiornamento degli obiettivi. Allora, questo ciclo qui vive a metà tra il mondo informatico e il mondo gestionale, perché il decidere quali siano gli obiettivi, quali siano i valori ragionevoli per questi obiettivi, capire quali azioni correttive, capire quali modifiche, interventi sul processo siano da fare, è un lavoro tendenzialmente gestionale. Dall'altro lato, raccogliere le informazioni, analizzarle, confrontarle, gestire i processi e dare visibilità di qual è il processo che sta avvenendo, è invece la componente più informatica del sistema. Le due cose vanno a braccetto, nel senso che anche la tipologia di informazione che raccolgo, di indicatori che raccolgo, dipende ovviamente dai calcoli che faccio, dall'analisi che faccio sui numeri, ma viene fatta in funzione di un certo modello gestionale che ho in mente rispetto al quale definisco quali sono i miei obiettivi. Quindi effettivamente è un'attività in cui appunto questa, la componente gestionale e la componente informatica devono dialogare molto per riuscire a capirsi. Allora, noi in questo, diciamo così, capitolo del corso ci occupiamo di quelli che sono gli strumenti per poter misurare e analizzare gli obiettivi, il raggiungimento degli obiettivi. Non ci occupiamo della parte più prettamente programmatico, gestionale, è di definire quali siano questi obiettivi e quali sono i loro valori, no? Questo lo lasciamo ad altri. Però una volta che uno dice io voglio raggiungere, il mio obiettivo è quello, innanzitutto come lo descrivo? No? Tanto per fare un esempio, se io dicessi il mio obiettivo è che tutti si registrino, in un posto sano mi riderebbero in faccia, perché è impossibile, oppure che molti, che la maggior parte, non è un obiettivo, cos'è quello? È una frase senza sostanza. E poi devo anche andare nel dettaglio, ma se un utente compra 3 dei miei prodotti, deve registrarsi 3 volte o basta una?
Quindi alla fine se voglio confrontare dei numeri, se voglio avere delle indicazioni, devo essere preciso nella definizione, in modo da poter calcolare esattamente quel valore lì e poterlo anche definire in modo esatto. Se vogliamo, questo è un principio guida che dice che ciò che viene misurato viene fatto. Ma gli aneddoti sono molti, legati al fatto che quando magari in qualche realtà si cominciano a misurare certe cose, diciamo la produttività, la presenza, senza che nessuno mai vada neanche a guardarli questi valori, ma il solo fatto di sapere di essere misurati fa sì che le persone coinvolte agiscano nella direzione di migliorare quell'indicatore. Se io cominciassi a dire, da domani conto le persone che ci sono in aula, io sono sicuro che da domani ci sarebbero più persone in aula. Poi magari non è vero che lo conto, o se le conto non me ne faccio niente. Però il fatto stesso che chi è coinvolto in un processo sia cosciente di un meccanismo di misurazione, fa sì che le eventuali, che una parte ovviamente delle eventuali inefficienze o imperfezioni o cosa volete di quel processo spariscono da sole. Un altro modo di leggere questa frase è che ciò che non viene misurato non ho idea se sia mai stato fatto, se sia mai avvenuto. Posso pensare di sì, ma non lo so, quindi diventa difficile poi andare a capire cosa sta succedendo a casa mia. Allora, innanzitutto c'è l'importanza di questa nuova parola misurare. Oltre al fare, misuriamo cosa è stato fatto. Allora, noi tutti sappiamo cosa vuol dire misurare una lunghezza col metro. Misurare un processo è una cosa un pochino più complicata. Misurare un processo significa definire degli indicatori che siano estratti da delle misure vere e proprie, infatti parleremo parecchio di misure, fatte a livello di processo e riassunte sotto forma di, appunto, questi che chiameremo indicatori, che ci danno un valore più sintetico, più facile da analizzare. Quindi, se vogliamo, le sfide sono due a livello organizzativo. Uno, riuscire a monitorare e controllare ciò che avviene. Controllare nel senso di osservare, non nel senso di ingerire. Controllo cosa faccio, ti controllo, no, vado ad osservare ciò che è stato fatto e tengo un monitoraggio relativamente continuo, capillare di ciò che avviene. Se non ho questo, non posso pensare di fare strategie. Se non so qual è l'occupazione media delle aule, come faccio a decidere se devo costruire nuove aule o no? Se devo buttare giù tanti soldi per costruire qualche cosa? Oppure basta riallocare le risorse che ho? Sembra banale, ma ad esempio il Politecnico, questo è un problema praticamente irrisolto. Perché chi fa la pianificazione sa qual è il numero di persone iscritte a un corso, ma non sa quante sono le persone che sono sedute. No? E ci sono magari aule o corsi, lasciamo perdere il periodo natalizio, ma ci sono corsi in cui magari sono molti iscritti, ma pochi che seguono, perché magari sono iscritti riciclati da anni.
quindi diventa difficile. Non ti basta avere un dato, il numero di iscritti è sicuramente un indicatore. È un indicatore utile per pianificare la logistica delle aule? No, ci sarebbe di meglio. Ma per avere di meglio dovrei avere un controllo più capillare. Sapere ogni giorno, ad ogni ora, che occupazione c'è. Ogni tanto qualcuno lo fa. Nel senso che ci sono delle persone che ogni tanto fanno il giro, carta e penna, e segnano in quell'ora, però, capisci, è un'analisi a campione, che ti può dare delle indicazioni, ma non... Quindi, avere la capacità di controllare e avere la capacità di definire alcuni indicatori, e qui ci sono due aggettivi, pochi ed affidabili. Non mi servono due pagine di numeri, non mi servono a niente. Mi possono servire, vabbè, dopo, nell'analisi di dettaglio, ma prima per capire se vado bene o non vado bene, mi servono 4, 5, 10 numeri in tutto, macro. Dietro questi numeri c'è tutto un processo, tutta un'attività. La percentuale di occupazione, una misura di questo genere. E che siano affidabili. No? Affidabili nel senso che mi diano una misura, un valore numerico che sia, che rispetti ciò che avviene in realtà. Che sia rappresentativo di ciò che avviene nella realtà. E che non siano affetti da troppi errori di misura. Se il tizio che va a fare il giro delle aule per contare le persone, per avere un'idea, questo giro lo fa alle 5 del venerdì, è probabile che ci sia un errore sistematico di sottostima, perché magari in quell'orario lì tanti hanno già tagliato per vari motivi. No? Quindi un problema, al di là del come fa il sistema informativo a fare i calcoli, che questo da un lato è più facile, dall'altro vi interessa meno. Il problema è come possiamo definire questi indicatori che siano facili da raccogliere ma significativi nel loro valore, nel loro merito. E di quali tipi sono questi indicatori? Dove prendere misure, quali misure prendere e come riassumerli in pochi numeri chiave. Questo non è un problema che ci siamo inventati oggi, né che ci siamo inventati noi, esistono varie metodologie per poterlo fare. Probabilmente alcune di queste le avete già viste, e magari viste da un punto di vista diverso, negli altri corsi. No? Critical Success Factors, Key Process Indicators, Balanced Scorecards e cose simili. Sono metodologie diverse, che hanno poi obiettivi gestionali diversi, per cercare di analizzare appunto i risultati di un determinato processo a livelli più o meno di dettaglio. Noi spenderemo la maggior parte del tempo poi parlando dei KPI, no? Che è quello che più si presta a un'automazione, in certo senso. No? E infatti questi vari tipi di misure sono, come qua cerco di riassumere, più adatti alla misurazione, alla valutazione di vari aspetti, no? In particolare appunto la parte sui KPI è più adatta alla verifica, al monitoraggio delle prestazioni dei processi, mentre la parte sui critical success factors è invece più relativa trasversalmente alle scelte strategiche e agli obiettivi generali dell'azienda, che quindi sono trasversali rispetto a quelle che possono essere le aree, no? I domini all'interno dell'organizzazione. Questo per dire che parte di questo ragionamento che faremo e che stiamo cominciando a fare è generale. Quello schema che abbiamo visto prima è uno schema generale. Devo osservare, misurare, analizzare per poter capire innanzitutto e poi decidere. Poi, che cosa misuro e in che modo lo interpreto dipende da che modellino adotto e come poi anche lo misuro. E quindi ci sono questi vari meccanismi
dai più precisi, cioè nella contabilità. Io quando alla fine ho un bilancio che deve quadrare al millesimo di euro, ho anche lì degli indicatori, l'attivo, il passivo, il patrimoniale, le varie voci di capitolo, sono degli indicatori. In quel caso sono praticamente tutti espressi in euro, sintetici, la cui colpo d'occhio mi fa capire come sta andando l'azienda da quel punto di vista. Mi dicono anche che nel fare il bilancio preventivo i numeri non sono sterili, ma permettono di fare anche la pianificazione strategica delle aree in cui vogliamo far crescere l'azienda. A me sono sempre sembrati i numeri. No? È uno strumento per iniziati, io non riesco a comprenderlo, che ha una finalità ben specifica, in quel settore ben specifico. Ok? È molto anche normato, molto... È uno di questi strumenti. In realtà è duale, nel senso che mi permette, lo stesso strumento mi permette sia di gestire l'operatività, quindi la contabilità, sia il management. Cioè alla fine tengo sotto controllo quelli che sono gli avanzi, le variazioni sulle varie voci, sulle entrate e sulle uscite. Quindi lo stesso strumento ha due visioni. Un conto è l'omino che deve comprare una matita, deve sapere se c'è disponibilità su quel capitolo. Un conto invece il manager che deve eventualmente autorizzare un aumento, una diminuzione di budget o uno spostamento di budget tra un capitolo e l'altro. Due viste diverse, una più operativa, l'altra più manageriale, dello stesso aspetto che in quel caso col finanziario. Noi ci occupiamo di più, come dicevo, di quello di processo, per questo che insistiamo sui KPI. Attenzione al boomerang, no? Questa è una frase un po' contorta da leggere, ma che traducendola dice che maggiormente si usano degli indicatori quantitativi di tipo sociale, più questi indicatori si usano per il decision making di tipo sociale. Sociale qui significa che coinvolge direttamente le persone, quindi più vado, lo dico nel mio italiano, più vado a misurare le persone e ciò che fanno, per poter decidere, per poter prendere delle decisioni sulle loro condizioni di lavoro, okay? E più questi indicatori sono fragili, perché possono essere oggetto di pressioni, qui la parola corruzione si può leggere in due modi, ovviamente, o la corruzione del dato, cioè il dato è corrotto, il dato è sbagliato, perché varo, faccio finta, no? Faccio timbrare dal mio amico così sembra che sia entrato mezz'ora prima, quindi il dato è errato, l'informazione è corrotta, oppure la corruzione nel senso in cui noi italiani siamo più abituati. Cioè su piani paralleli faccio in modo che sì, va bene, le mie performance non sarebbero così buone, ma mettiamoci una pietra sopra o modifichiamo il risultato oppure. E quindi sull'aspetto sociale umano mettere troppa misura induce, se vogliamo, un meccanismo, una forza uguale contraria, se vogliamo dirlo così, che fa sì che quelle misure, più cerco di stringere, più diventano inaffidabili, perché si introducono dei meccanismi che tendono a falsare il dato o a falsare proprio il meccanismo di misura vero e proprio, perché vanno poi a cozzare con interessi diversi delle persone, non più dell'organizzazione. Quindi questo è molto... è un limite, no, cioè ci pone un limite che da un lato ci dice questo fenomeno è in particolare evidente sulle misure di tipo sociale. E poi il contrario di quello che si diceva prima, ciò che viene misurato viene fatto. Ma se poi misuro troppo, scattano poi gli effetti contrari,
Per cui vedrò una misura che è alta, ma in realtà quello che viene fatto poi tende poi a diminuire, a saturare. Cioè, oltre un certo limite, diciamo così, i meccanismi sociali non reggono. Quindi da un lato è un'attenzione a non applicare troppo delle misure dove ci sono coinvolte delle persone. Dall'altro però ci dice che invece dove i meccanismi non sono sociali, cioè dove c'è un processo automatizzato, allora non c'è problema, posso andare giù a misurare anche cose molto precise. Non è che il web server si offende se io vado a misurare quante pagine lui riesce a servire ogni giorno. Cioè, è lì, fa quello. E quindi sulle parti dove non sono direttamente coinvolte le persone posso misurare in modo molto preciso senza rischiare di avere questi effetti secondari, contrari, che ci guida un po' anche nel decidere dove andare a prendere i dati, dove andare a raccogliere informazioni in modo da avere un dato che sia maggiormente affidabile. Allora, parliamo di misurare, visto che da qui dobbiamo passare. Dobbiamo avere dei dati e questi dati li dobbiamo raccogliere dal processo. Tutto si basa lì, perché se non fossimo in grado di misurare ciò che avviene, tutto ciò di cui abbiamo parlato non si potrebbe fare. Non avremmo nessun indicatore, non potremmo creare nessun indicatore riassuntivo se non ho i dati da riassumere poi. I dati che poi dovranno essere riassunti, i dati grezzi. I dati individuali. Quindi noi adesso faremo una parentesi, no, su, diciamo, la teoria della misura, che cosa vuol dire misurare, ma non facciamo quello che facciamo in fisica 1. Misura relativa a processi, che è più semplice da un lato, perché non ci sono tanti numeri e tanti calcoli da fare in mezzo, ma dall'altro è più complesso perché le entità che stiamo misurando sono molto più eterogenee. E quindi questa base ci servirà per poter definire degli indicatori che abbiano senso e che siano assolutamente misurabili a loro volta. E, beh, la misura è la base di qualunque processo scientifico. Questa è una citazione di Kelvin del 7-800, non ricordo bene l'anno, ma se vogliamo già Galileo ha cominciato a pensarla così. Cioè la scienza è nata quando si è deciso di cominciare a misurare i fenomeni. Un fenomeno è una cosa che accade, quando comincio a misurarlo lo comprendo meglio. Ciò che diceva Kelvin è: se tu vedi un fenomeno e riesci a associare dei numeri a quel fenomeno, allora ne capisci qualcosa. Se invece lo descrivi senza poterlo misurare, senza poterlo, non dico convertire in numeri, ma esprimere alcuni numeri a proposito di quel fenomeno, allora, diceva lui, la tua conoscenza è abbastanza triste e insoddisfacente. Cioè, una conoscenza molto superficiale e imprecisa di quel fenomeno. Questo è molto vero, no? Pensate a tutti i fenomeni sociali, i dati che si danno a livello macroeconomico, dove girano dei numeri che non si capisce da dove vengono, e a volte non girano neanche dei numeri. Noi ovviamente ci preoccupiamo di cose molto più concrete, però l'esempio che facevo prima, si sono registrati quasi tutti, cosa vuol dire? Quasi tutti cosa vuol dire? 1 su 10, 1 su 20, 8 su 10? Allora, capisci, anche quando uno ti dice quasi tutti, a te viene da chiedergli sì, ma quanti? No? Quasi tutti, ma sì, sono in tanti. Allora, tanti è più o meno di quasi tutti.
finché non riusciamo a convertire queste cose in numero, ci stiamo girando intorno. Ok? E in particolare, questa ultima parte della frase a noi interessa molto, se non lo puoi misurare, scordati di poterlo migliorare. Perché se non lo misuri non lo capisci, se non lo capisci come fai a migliorarlo? Vai a caso, sì, una volta ogni tanto è un po' di fortuna, e dando delle botte a caso vai nella direzione giusta, ma... Quindi questo qua è un po' il motivo per cui ci importa tanto concentrarsi su oggetti, su quantità misurabili e misurabili in modo quantitativo. E quindi il processo di misurazione in italiano la parola misura significa due cose: il verbo, l'atto del misurare, e il numero, il risultato dell'atto del misurare. Il primo possiamo anche chiamarlo la misurazione, l'atto del misurare. In inglese è measurement, è il misurare. Mentre measure è la misura intesa come il risultato dell'atto della misurazione, cioè il numero. Okay? In italiano un pochino si confondono, si tende a usare misura in entrambi i casi. Però dobbiamo tenere separato appunto l'azione del misurare rispetto al risultato di questa azione. Allora, la misurazione, o l'azione del misurare, è il processo in cui vengono assegnati dei numeri a delle entità, che sono le entità che voglio misurare, in modo che vengano caratterizzati alcuni attributi di tali entità. E poi c'è un aggettivo in più, evidenziato, che è in modo oggettivo. Allora, proviamo a scompattare questa definizione. Parla di entità e di attributi. L'entità può essere il processo, può essere il prodotto. Ma prima facciamo l'esempio della registrazione dei nostri prodotti. Allora, l'entità di cui parliamo potrebbe essere la registrazione online dei prodotti. Questa registrazione online, un'entità astratta, che ha tante, può avere, no? Tante qualità che vogliamo descrivere, questi attributi. Una qualità è quanto è pervasiva, quanto viene utilizzata effettivamente dagli utenti. L'altra qualità è quanto è semplice da usare. L'altra qualità è quanto costa tenerla in piedi. L'altra qualità è quanto tempo dopo aver comprato l'oggetto la persona si registra. Cioè, legato a quell'entità, alla registrazione, ci sono molte informazioni a contorno, no? Che qui sono chiamati gli attributi di quell'entità lì. Quindi non posso associare un numero solo. Un numero mi dà un punto di vista, mi analizza un possibile attributo, una possibile qualità di quell'entità. Ma poi ci sono altri numeri che mi raccontano la stessa entità da punti di vista diversi. Allora, identifico innanzitutto qual è l'entità di interesse, qual è la parte di processo, di risultato, di prodotto che voglio osservare. Questa entità avrà delle qualità, degli attributi che devo identificare. Una volta che ho identificato qual è l'entità che voglio osservare, quali sono le qualità che mi interessano di questa entità, posso definire quelle che sono delle misure di tali attributi. E le misure sono un metodo per definire un valore numerico oggettivo a tali attributi di tale entità. Quindi, ad esempio, sul discorso della registrazione, l'attributo legato alla diffusione di questa registrazione può essere misurato attraverso la percentuale
dei prodotti venduti che sono stati effettivamente registrati. Allora ho associato un numero, una misura, numeri assegnati in modo obiettivo che mi misurano quella qualità lì. Quello è relativamente facile, è il confronto tra due valori. L'altra qualità che potrebbe essere, l'ho citato prima, il tempo che intercorre tra quando il mio utente compra il mio oggetto e quando lo registra. È il problema delle cartoline di garanzia. No? Adesso nelle grandi distribuzioni questo non avviene, ma se andate dai negozianti molto spesso vi dicono che la garanzia è come il vino, più lo tieni lì più diventa buono, no? Nel senso che più tardi spedisci la cartolina con la garanzia o ti registri, più tardi inizia il periodo di garanzia, quando ovviamente non c'è una registrazione da parte del venditore che registra di aver venduto il bene. Allora, qual è questo intervallo di tempo? È più difficile da misurare in questo caso. È più difficile da misurare perché mentre posso sapere di aver venduto 1000 prodotti e 230 registrazioni online sono relative a quei prodotti, allora il 23%. Ma poi dovrei sapere di queste 230 registrazioni, di cui conosco esattamente ore, minuti e secondi, perché le ho gestite sul mio sistema informativo, di quale specifico prodotto sto parlando e quando è stato venduto. Quindi devo avere informazioni, possibilmente chiedere il numero di serie del prodotto nella registrazione. E poi riuscire a capire quando quel numero di serie è stato venduto. Cosa impossibile quasi sempre. Perché se va bene riesco a sapere il lotto. Ma un lotto di 100 pezzi magari è stato venduto nell'arco di 2 mesi. Quel singolo oggetto. Altri prodotti invece vengono attivati, registrati dal negoziante, allora c'è l'identificazione del numero di serie venduto. Ma nel codice a barre del prodotto sono tutti uguali. Quindi sono una problematica molto maggiore. Lo posso lo stesso definire, sarà più difficile da misurare, se mi importa mi do da fare in modo che sia misurabile. L'importante è che ciò a cui arrivo sia un processo obiettivo. Obiettivo significa che se lo misuro io o se lo misuri tu, arriviamo allo stesso risultato, allo stesso numero. Cioè, l'esito della misurazione non dipende dalla persona o dalle persone che sono coinvolte nell'atto del misurare. Perché uno potrebbe dire a tanto, l'altro potrebbe dire a poco della stessa quantità, il mezzo pieno, mezzo vuoto. No, vogliamo associare un numero che sia, la cui misurazione sia ripetibile. Allora, qua ci sono le definizioni dei termini della slide precedente, che in qualche modo abbiamo già citato prima, ma vi ritrovate. Il processo di misura deve essere basato su regole ben definite, i cui risultati siano ripetibili. Allora, a livello di terminologia, dicevamo prima che misurare può essere un sostantivo, in questo caso rappresenta il numero associato all'attributo dell'entità, oppure il verbo che indica l'atto del compiere una misurazione, che è definita appunto come attribuire un valore. Oltre a questi che abbiamo già citato, si usa a volte una metrica, il termine metrica. La metrica rappresenta la scala e anche poi il meccanismo rispetto al quale si fa la misura. Può contenere l'unità di misura, per esempio. Faccio in metri o in pollici, in giorni o in secondi.
misuro, per parlare di cose un pochino più complesse, misuro la frequenza o l'intervallo, che poi sono uno reciproco dell'altro, ma qual è il framework in cui li vado a misurare? E qui ci sono alcuni esempi. Esempi di entità. Ad esempio c'è un'entità persona di cui un attributo può essere l'età. Una delle qualità della persona è la sua età. Come la posso misurare? Come posso associare ad una persona un valore numerico obiettivo che sia legato alla sua età? Vabbè, un modo è dire l'anno di nascita. Non è l'età, la posso ricavare, ma quella è una misura oggettiva che tutti abbiamo. Sei nato quel tal anno. Vabbè, quindi quel numero mi permette di rappresentare la tua età. Non è l'età attuale, non è il numero che ti indica quanti anni hai. È una misura legata a quell'attributo lì. Magari faccio quella misura e non un'altra perché è più comoda. Lo leggo sul documento. Tra l'altro è statica, non cambia. Oppure l'età può essere il tempo trascorso dalla nascita. Quella che noi genericamente chiamiamo età, normalmente la esprimiamo in anni, potremmo esprimerla in mesi, potremmo esprimerla in giorni, in millisecondi, no, un po' più difficile perché beccare il millisecondo esatto della nascita non è facile. Secondo esempio di entità è codice sorgente, un programma scritto, sorgente, le linee di programma di un... le linee di codice sorgente di un programma. E voglio conoscere la lunghezza di quel programma. Allora, il programma è scritto dentro un file di testo, posso contare il numero di righe di quel file di testo. Le cosiddette linee di codice. Già il numero di linee del file è già un numero. In realtà dovremmo magari togliere le righe vuote, no? Le linee vuote che al fondo, a metà tra una funzione e l'altra, non le calcoliamo. Normalmente si definisce una misura, quel loc, che è il numero di linee di codice, il numero di linee di quel file che contengono del codice. Quella è una misura della lunghezza di un programma. Il programma sarà più lungo o più corto. E un programma più lungo conterrà più linee di codice. Un'altra misura è il numero di istruzioni eseguibili, che non è proprio la stessa cosa. Perché magari in un linguaggio di programmazione posso mettere tre istruzioni sulla stessa riga separandole col punto e virgola. E allora una linea sola, ma ho tre istruzioni. Oppure posso avere una linea con scritto aperta graffa a capo. In Java ce l'avete sempre. Allora quella conta come linea, ma non c'è nessuna istruzione lì sopra, eseguibile. Quindi è una misura diversa. Alla fine l'attributo di cui stiamo parlando è lo stesso. Quanto è lungo un programma? Dal punto di vista qualitativo, quello ce l'abbiamo chiaro. Poi come lo andiamo a misurare? Possono essere definite misure diverse, non equivalenti, non intercambiabili. Se conosco il numero di linee di codice, quante sono le istruzioni, non lo so. Più o meno, posso dare le stime, dei range, ma... Qual è più adatta, l'una misura oppure l'altra? Dipende dai miei scopi. Io non decido di misurare una cosa perché mi piace misurarla, ma perché voglio definire un indicatore che abbia senso a livello alto. Quindi dello stesso attributo si possono dare, mentre nel primo caso, quello dell'età, le misurazioni erano equivalenti, riconducibili in modo univoco l'una all'altra, nel secondo no. Sono due metriche diverse dello stesso
attributo. Mentre invece la prima, nell'esempio dell'età della persona, la metrica è una sola, è il tempo. Poi come lo esprimo può variare, ma è sempre il tempo, il righello di riferimento. Mentre qua ho metriche diverse per misurare lo stesso attributo. Vabbè, poi ci sono altri esempi, ad esempio c'è un processo di verifica di cui vado a misurare la durata, cioè quanto dura il processo di test di un prodotto finito, ad esempio. Dopo che ho finito il prodotto, prima di poter dire ho fatto i test, quanto tempo ci ho messo. E poi delle misure anche più complesse, qui parlo ad esempio di misura di efficienza. Se il lavoro di un signore nell'ambito dell'ingegnere del software è quello di fare test del software, quindi qualcun altro ha scritto il programma e lui deve verificare se contiene degli errori, la sua efficienza è il numero di errori che ha trovato. Magari il numero di errori che ha trovato ogni 1000 righe di codice, klog sta per kilo location, log è quello di sopra. Quindi diventa una misura già più articolata perché va a mettere insieme un dato che è il numero di difetti trovato e l'altro dato che è la misura della lunghezza del codice secondo la metrica delle lines of code. E così via. Allora, queste misure, abbiamo detto, sono numeri. Ma a seconda di ciò che stiamo misurando, della natura dell'oggetto che stiamo misurando, questi numeri possono essere molto diversi. E dobbiamo riconoscere la loro natura per evitare, come minimo, di fare delle operazioni che non abbiano senso. No? Le misure, cosa intendo con natura delle misure? Adesso poi vedremo il dettaglio. E significa che alcune metriche, alcune scale, sono più qualitative di altre. Pensiamo a una, siamo tutti nella stessa stanza. Pensiamo al comfort. Le condizioni ambientali in questa stanza, al di là di quello che sto dicendo io, che sicuramente non migliora, ma le qualità dell'aria, della luce, eccetera, sono confortevoli o no? Allora, detto così, è una domanda che non ammette una risposta oggettiva, perché ognuno può dire la sua, io sto bene, io ho caldo, io sono scomodo, io ho la luce negli occhi, eccetera. Però se raccogliessimo le risposte di tutti e le mettessimo insieme potremmo avere una misura aggregata che comincia ad avere un grado di obiettività maggiore. Però non vi posso chiedere un numero, quanto stai bene in una scala da 1 a 10. Posso dirvi, dare una scala più qualitativa. Bene, benino, molto bene, male, disagiato, eccetera. È diverso se ponessi la stessa domanda a chi fa ingegneria energetica, che mi diranno: ah, ma sì, non c'è problema, per il comfort ambientale c'è la norma ISO tal dei tali che ti dice che devi misurare l'illuminazione, la temperatura, l'umidità, la CO2, metterli in questa formula e salta fuori un numero. C'è questa norma che vi dà un range di condizioni ambientali su cui sono progettati quei sistemi lì, no, di circolo dell'aria, che tendono a mantenere le condizioni ambientali all'interno di un ambiente all'interno di un certo range. E allora lì c'è un numero. Allora, è la stessa qualità, ma il tipo di misurazione va dal più qualitativo al più quantitativo. Ovviamente, man mano che si va avanti, si cerca sempre di portare l'evoluzione, porta le cose sul piano quantitativo, per garantire una ripetibilità e per garantire un'automazione. Noi alla fine abbiamo questa cosa qui che ci sputa dentro dell'aria, trattata in qualche modo, e ci deve andare bene così, perché qualcuno ha deciso che questi parametri sono quelli ottimali.
quei termostati là misurano la temperatura, quelli lì al fianco del muro, sulla pompa di ripresa dell'aria c'è qualcosa che misura l'umidità, non la vediamo dentro il muro, misura l'umidità e la CO2 dell'aria che viene raccolta dalla stanza, e quindi che è presente, e sulla base di quello c'è un'unità che decide se riscaldare, raffreddare, immettere aria dall'esterno o far ricircolare quella interna. Se chiedessi, se ognuno potesse dire io ho caldo, io ho freddo, io sto bene, io sto male, nel frattempo dovessimo discutere su alzare, apri la finestra, modifica il termostato, saremmo ancora lì. No? Avremmo un processo che è abbastanza caotico rispetto a uno controllato. Poi magari un sistema controllato è sbagliato perché è un errore sistematico e fa sistematicamente troppo caldo o altri motivi. Ma era per capire che lo stesso attributo può essere visto in modi molto diversi. Allora, noi parliamo in teoria della misura quando questo processo di misurazione ha certe caratteristiche che lo rendono scientifico. Quindi dobbiamo definire effettivamente che cosa misuriamo, il numero che vogliamo ottenere, e sulla base di che tipo di numero stiamo ricavando, quali frasi, quali operazioni hanno senso su quel tipo di numero. Se io vi chiedessi state bene in quest'aula e voi mi rispondeste con una scala da poco, pochissimo, molto, moltissimo, avrei un insieme delle vostre risposte. Posso fare la media di queste risposte? No. E adesso vediamo formalmente perché non posso farlo. Non ha senso, cosa vuol dire fare la media tra poco e pochissimo? Però fa pochino. E due poco controbilanciano un molto o un moltissimo? E che ne so? Quindi ci sono alcune operazioni che non le posso fare. Se invece ho il valore in gradi Kelvin, so esattamente dire che il valore di adesso è in questo lato, in fondo, in basso a sinistra dell'aula, ci sono 0,2 gradi Kelvin in più che l'angolo in alto a destra. Allora io posso fare una sottrazione, posso fare una media, posso fare dei confronti. Quindi quali sono le operazioni che posso fare, le affermazioni che posso fare, le operazioni che posso fare dipendono dalla natura del dato che ho misurato. E quindi, quali sono le operazioni che posso voler fare? Vabbè, quelle statistiche, ma anche le informazioni di, che sono chiamate di relazione, che in realtà poi sono quelle più importanti. Confrontare una misura con un'altra. E siamo partiti da qui. La prima slide che abbiamo visto oggi, no, forse la seconda, faceva vedere un blocco che si chiamava Delta Analysis. Devo confrontare una misura con un'altra. Il modo in cui lo posso confrontare deve essere corretto. Mi verrebbe da dire sensato, ma di più, giusto, corretto. Molte volte ci sono dei confronti che sono fatti con dei metodi matematicamente sbagliati. Volete un esempio? I vostri questionari che fate alla fine del corso sono tutti elaborati in modo errato, statisticamente errato. Chiunque abbia fatto 20 minuti di statistica lo sa. Perché vi chiedono delle domande a cui voi rispondete con una scala da 1 a 4. Poi ciò che viene pubblicato di questi questionari è la media di queste risposte. Ma non ha senso, perché quell'1,4 non è un valore numerico. Non è un numero sulla retta dei numeri, sul numero reale. Adesso poi lo formalizziamo meglio, no? Non ha senso. Noi sappiamo che 2 è meglio che 1 e 3 è meglio che 2. Ma 2 non è il doppio di 1 quando compilate i questionari. 4 non è il doppio di 2. Giusto? Oltre al fatto che non ha tanto senso fare la media, perché se ho metà della classe che dà 1 e metà della classe che dà 4, ho qualche problema. Non è che la media fa 2,5.
1,4 quanto fa? Sì, 2,5. Quindi è vero che è facile fare dei numeri, una volta che ho dei numeri faccio la media, ma non è detto che abbia senso. Ok? Allora, qui per arrivarci dobbiamo fare un po' di definizioni, ma poi alla fine tutto si incasella in senso più pratico, no? Rispetto al discorso che stiamo facendo adesso, quindi non preoccupatevi troppo. Allora, la misura avviene attraverso la definizione di una relazione, di un mapping. Noi cosa abbiamo detto? Una misura è dare un numero a una certa, al valore di un certo attributo. Un numero. L'attributo magari di per sé non è numerico, non è una quantità fisica. Ma anche se fosse una quantità fisica ho bisogno di uno strumento, di un trasduttore, di un sensore che me lo traduca in un numero. A maggior ragione quando non è una quantità fisica ma una quantità, diciamo pure sociale, che coinvolge le persone, è sempre più difficile che sia un numero sia convertibile direttamente in un numero. Ma noi per misurare vogliamo vedere dei numeri. Oh, se poi questi numeri si chiamano 1, 2, 3, 4, si chiamano ABCD, è uguale, eh? Nel senso che ABCD può essere sempre messo in relazione con dei numeri arbitrari, ma dei valori in una scala. La natura dell'attributo da misurare mi definisce quali sono i mapping sensati. Ad esempio, qui abbiamo due persone, Joe e Fred, di cui voglio misurare l'altezza. Allora, posso definire il mapping M che associa a Joe il valore 180 e a Fred il valore 172. Quindi ho fatto un mapping tra l'entità e un numero, che presumibilmente sarà l'altezza in centimetri. Questo mapping mi dà la misura di un attributo, di quella persona, di quell'entità. Grazie a questo mapping io posso traslare delle affermazioni tra individui, cioè Joe è più alto di Fred e lo vedo dalla figura, lo posso traslare in operazioni tra le misure relative. Joe è più alto di Fred perché e solo nel caso in cui la misura di Joe sia maggiore della misura di Fred. Questo è il passo base affinché poi un sistema informativo possa farci delle elaborazioni. Avere dei numeri e far sì che alcune operazioni fatte su questi numeri, ad esempio il confronto, rispecchino delle relazioni realmente esistenti tra le entità reali. Questo è facile perché era l'altezza, quindi si presta molto facilmente alla misura. Ma io voglio avere dei numeri di cui posso dire questo è più grande dell'altro, questi due sommati danno qualcosa. Quindi devo essere cosciente dei numeri che estraggo. Non basta misurare qualcosa. Vabbè, questo dice che la misura è ammissibile appunto quando avviene questa corrispondenza, che mi dice in qualche modo che ho definito un mapping, cioè un procedimento di misura, che mi dà un valore che rappresenta effettivamente l'attributo che volevo misurare. Io potrei anche dire che misuro la taglia dei vestiti. A Fred e Joe vado a vedere, uno ha di pantaloni al 52, l'altro al 54, quello che ha 54 magari è più alto, in realtà magari è solo più cicciottello. Quindi ho una misura che io ho fatto con una certa intenzione,
che in realtà non va a misurare esattamente ciò che volevo. E al di là di questo, ecco, vi faccio prima vedere questa figura perché così capiamo dove andiamo a parare. A seconda di che cosa voglio misurare, ho vari tipi di scale che differiscono in termini di ricchezza espressiva. La scala mi piace, sto bene, sto male, sono in situazione di comfort oppure sono a disagio, è una scala che è meno ricca rispetto ai valori di temperatura, umidità, pressione, CO2, dà meno informazioni e permette di fare meno elaborazioni. È più semplice sicuramente. Quindi ho una sorta di trade-off tra la ricchezza espressiva di una misura, e la ricchezza la possiamo definire come numero di operazioni diverse e di affermazioni diverse che posso fare su quel dato, rispetto alla sua semplicità, semplicità magari di misura, per ottenere un dato più semplice ma meno ricco, meno potente. E quindi parliamo di ricchezza di una scala di misura, dicendo che una scala è più ricca di un'altra se tutto ciò che posso dire sulla scala più semplice lo posso anche dire sulla scala più ricca, ma in quella più ricca potrò dire delle cose in più, una relazione di contenimento, una dentro l'altra. La più semplice alle più complesse via via ricomprendono quelle precedenti. Vabbè. Vediamo i primi esempi di queste scale. Dicevamo queste 5. Partiamo dalla scala nominale. La scala nominale è quella nella quale io sto, allora, ricordiamo il contesto, ho un'entità di cui voglio misurare un attributo. La cosa più semplice che posso fare è definire varie classi, poco, tanto, molto, giallo, verde, rosso, associate a quel attributo, in modo arbitrario. Do dei nomi ai vari elementi. Chiariamoci con un esempio così poi riusciamo a capire anche meglio la definizione. Ho l'entità persona e voglio misurare l'attributo provenienza di questa persona. Allora, io posso pensare una scala nominale in cui la provenienza di questa persona può essere proviene dall'Italia, oppure proviene dall'Unione Europea, oppure proviene dall'esterno dell'Unione Europea. Questi sono tre etichette, nomi, che diamo, che attraverso una funzione di mapping arbitraria, a piacere, possiamo associare magari ai numeri 1, 2, 3, ma potrebbero anche essere 7, 8, 9 o 10, 20, 30, non importa, l'importante è che siano diversi tra di loro. Allora, questa scala nominale è proprio perché sono i nomi che contano. E solo i nomi che contano. Il fatto che questo sia 1, 2 o 3, o abbia deciso di rappresentare col numero 1, perché facendo misura devo arrivare a un numero, che abbia deciso di rappresentare col numero 1 l'Italia, non ha nessun significato. Considerare che 1 è minore di 2, che vuol dire? Niente. È vero che 1 è minore di 2,
Ma se uno rappresenta Italia e due rappresenta Europa, sull'attributo origine, questa relazione che esiste tra i numeri non ha significato. È per quello che nella definizione di scala nominale si dice che è una scala nella quale ci sono diverse classi, quindi definita empirica, cioè una cosa empirica è una cosa basata sull'osservazione. Vedo che tu appartieni, perché l'ho visto in un documento, perché l'ho estratto da qualche parte, vedo che tu appartieni a una certa classe, ma tra queste classi, tra di loro, non c'è nessuna relazione d'ordine. Uno potrebbe dire, sì, ma l'Italia è in Europa. Vabbè, allora cambiate scala, pensate alla regione di nascita. Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Trentino, eccetera. E lì, le numerate da 1 a 20, ma non vuol dire niente quel numero. Solo che 3 è uguale a 3, cioè due persone che hanno lo stesso numero, significa che sono nate nella stessa regione. Quindi io i numeri li posso associare come voglio, come mi pare. Tanto non significano nulla, significa solamente qualcosa, l'identità o la differenza, ma non la grandezza. Quindi non ha senso metterli in ordine, fare delle somme, fare dei confronti. Ad esempio, quest'altra scala è ugualmente valida. 101, 3.1, 5. È sempre una scala nominale sull'origine di una persona, che se non sbaglio c'è un'altra ancora. Italia e Europa extra. Queste sono delle lettere, ma voi potete leggere il codice ASCII di queste lettere come numero. Sono tutte scale nominali equivalenti. Allora, il problema qual è? È che noi dobbiamo sapere che è una scala nominale. Perché una volta che ho la misura, una volta che ho un numero, quello non lo sa più che proviene da una scala nominale. Lui ormai è un numero. È un numero, ma devo fare attenzione che a quel numero non dovrò mai fare operazioni né di confronto né di somma. Non perché non si può sommare 5 col 101, ma perché non ha senso farlo per il significato che ha quel 5 e per il significato che ha quel 101. E che cosa posso fare invece? E posso fare una cosa sola, contare. Contare quante persone sono italiane, contare quante persone sono europee, quante sono extraeuropee. L'unica operazione, non posso sommarli tra di loro, posso solo dire quanti sono. No, come le carte da gioco. Se sono due di picche e un tre di fiori, non è che posso sommarli e fare un 5 di quadri. Avrò sempre due carte che sono due di picche e un tre di fiori. Posso dirti quante carte ho. Poi posso dirti ognuna che cos'è, ma non è più la misura. E quindi che statistiche, che valore, perché poi dobbiamo arrivare a un indicatore, no? Alla fine, un indicatore è un numero riassuntivo. Riassumere significa in qualche modo fare delle statistiche. Raggruppare molti dati singoli, o 1000 persone si mettono in fila e mi dicono qual è la loro nazione di provenienza, io me lo annoto, però alla fine non devo darti l'elenco di tutti, devo darti dei numeri riassuntivi. Allora, l'unica operazione statistica che posso fare su una scala nominale è la frequenza. Quanti erano italiani, quanti erano europei e quanti erano extraeuropei. In termini assoluti o in termini di frequenza relativa, cioè il numero diviso il totale. 10%, 20%, 70%. Che è ovviamente il mettere insieme il conteggio delle varie classi. L'altra... Sì, dimmi. No, l'1 in quanto valore numerico non lo usi, però alla fine immaginiamo di avere, no? Tante persone e ciascuno sulla propria testa ha un 1, un 2, un 3.
Allora, il conteggio significa quanti 1 ci sono, quanti 2 ci sono, ma senza usare il valore dell'1. Il valore dell'1 lo uso solo per distinguere che lui non è un 2. Ecco, l'altra misura statistica che posso fare su una scala nominale è la moda. Vi ricordate cos'è la moda? La moda è la classe che corrisponde alla frequenza massima. La classe per la quale c'è il maggior numero di elementi. Io posso dire che la moda di una distribuzione è Italia, italiano. Se succede che la frequenza degli italiani sia maggiore della frequenza degli europei e maggiore della frequenza degli extraeuropei. Quindi posso dirti non la media, la moda è la classe che contiene al suo interno il maggior numero di elementi. Se lo facessimo sulle regioni piemontesi, potremmo fare il conteggio di quante persone sono, delle regioni italiane, scusate, quante persone sono piemontesi, quante liguri, quante valtostani, quante venete e così via, e avremo dei conteggi che presi insieme mi danno una distribuzione di frequenza. E la moda sarebbe, la moda di questa distribuzione sarebbe la regione italiana alla quale appartiene il maggior numero di persone. Scala nominale. Per capire la differenza, vediamo anche solo quella dopo, poi ci fermiamo un attimo, ma così cogliamo le sfumature. La scala appena più complessa della scala nominale è la cosiddetta scala ordinale. La scala ordinale è una scala nelle quali le classi, è simile alla scala nominale nel senso che assegna una classe a ogni entità, ma tra le classi definiamo una relazione d'ordine. Diciamo che questa classe viene prima di quell'altra. Una scala ordinale, ad esempio, è quello che dicevamo prima. Per nulla, poco, molto, moltissimo. Sono 4 etichette diverse, tra le quali però c'è una relazione d'ordine. Per nulla è meno di poco, e poco è meno di molto, e molto è meno di moltissimo. Relazione d'ordine. Chi viene prima, chi viene dopo. Quindi io posso fare un qualunque mapping tra queste classi e dei numeri, purché il mapping sia monotono crescente. Io posso definire che queste 4 classi, pochissimo, poco, per nulla, poco, molto, moltissimo, le rappresento come 1, 2, 3, 4, come nei vostri questionari. O le rappresento come 1, 10, 100, 1000. Perché no? Chi se frega? L'importante è che 10 sia maggiore di 1, così come voglio che poco sia maggiore di per nulla. L'importante è che i numeri che attribuisco alle varie classi seguano un ordine crescente secondo l'ordine crescente che noi attribuiamo alle classi stesse. Qui c'è un altro esempio, io sono completamente d'accordo, completamente disaccordo, in buon accordo, no, aspetta, l'ho letto male. In disaccordo totale, in disaccordo parziale, in accordo parziale o in accordo totale. Che è un altro modo di dire per nulla, poco, molto, moltissimo. E quindi a queste 4 classi posso associare 4 numeri. 1, 2, 3, 4 è la scelta più naturale, ma non è l'unica lecita, questa è un'altra scelta lecita. Dove nella scala nominale
A me era permesso chiedermi se due numeri sono uguali o se sono diversi. Ma nella scala nominale, quella di prima, non mi era permesso chiedermi chi era maggiore e chi era minore, perché non aveva senso. Nella scala ordinale, invece, posso chiedermi, sicuramente se due numeri sono uguali, cioè se gli oggetti appartengono alla stessa classe, ma anche chi è maggiore e chi è minore, perché le classi sono ordinate. Non ha invece senso chiedermi di quanto è maggiore. Cioè il fatto che la quarta classe valga 10 e la terza valga 1. C'è una differenza di 1 a 10. Questo 1 a 10 ha qualche significato? No. Quindi posso fare confronti, ma non posso fare differenze né rapporti. Non posso fare 10 meno 1. Perché 10 meno 1 qua vale 9, ma se avessi scelto quest'altra scala, 4 meno 3 vale 1. Mentre invece se mi chiedo 4 è maggiore di 3, sì. 10 è maggiore di 1, sì. Sono coerente. Quindi ogni operazione che pensi di sommare o sottrarre o moltiplicare o dividere tra di loro quei numeri è sbagliata. Non va fatta, non ha senso. Operazioni che invece mettono in ordine, in fila questi numeri, si possono fare. Ok? Quindi la differenza è che le regioni italiane non hanno nessun ordine particolare, sono solamente diverse l'una dall'altra, punto. Se vogliamo ricordarcelo è... sulle regioni italiane, ma anche sul genere di una persona, maschile e femminile. Posso dare 1-2, ma non ha senso fare la media. No? Mentre invece, su una scala ordinale, ho dei valori. Allora, dei valori che possono essere confrontati. Allora, che cosa posso fare in più rispetto a prima? Ma qui ho indicato le operazioni che posso fare mettendo in grigio quelle che già potevo fare prima. Già sulla scala nominale potevo contare quanti elementi c'erano. Adesso posso anche metterli in ordine. Mettetevi tutti in fila, dal più piccolo al più grande, dalla classe più piccola alla classe più grande. E dal punto di vista della statistica, oltre alla frequenza, cioè il numero di elementi per ciascuna classe, e la moda, cioè la classe più numerosa, posso definire delle misure in più. La più semplice è la mediana. Cos'è la mediana di una distribuzione? È la classe che lascia alla sua sinistra metà degli elementi e alla sua destra l'altra metà degli elementi. Questo presuppone che io gli elementi li possa mettere in fila. Prima tutti quelli della classe 1, poi tutti quelli della classe 2, poi tutti quelli della classe 3, poi tutti quelli della classe 4. Nel fare questa operazione ho usato il fatto che le classi fossero ordinate, non lo potevo fare con la scala nominale. La scala nominale avrei potuto fare in tanti modi possibili e non ce n'era uno meglio, migliore, nessuno corretto. Invece qui posso. Dopodiché, dopo che vi ho messi tutti in fila, taglio a metà. Tanti elementi a sinistra, tanti elementi a destra. Chi sta in mezzo apparterà a una certa classe. Quella classe è la mediana della distribuzione. Non è detto che sia la moda della distribuzione. Ok? Non è detto che sia la classe che contiene il maggior numero di elementi, è la classe che sta nel mezzo. Ad esempio, immaginiamo di avere il 49% di elementi nella classe 1, il 10% di elementi nella
49%, sì, diciamo che il 10% nella classe 2, il 10% nella classe 3 e quel che resta, che è forse un 20%, nella classe 4. Allora, in quel caso la moda sarebbe la classe 1, la più numerosa, che ha il 49%, quasi la maggioranza assoluta. La mediana sarebbe la classe 2, che magari sono pochi, solo il 10%. Però mi dice, è già qualcosa che un pochino di più si avvicina nella nostra mente al concetto di media. Ho una distribuzione, se vado a beccare nel mezzo qual è il valore rappresentativo dell'intero insieme dei dati. Comunque la 1, che era, nel mio esempio, no, che era la moda, è rappresentativa solo del 50% della popolazione, perché l'altro 50% ha detto cose diverse. Sono misure statistiche diverse che si possono definire. Così come definisco la media, la mediana, scusate, mediana, posso definire i percentili o i quartili. Quartili significa, anziché dividere, li metto sempre in fila tutti gli elementi, anziché dividere a metà, divido in quattro parti. Allora, il primo, il secondo, il terzo quartile. Il primo quartile è la classe a cui appartiene l'elemento che sta, che lascia alla sua sinistra un quarto della distribuzione e alla sua destra tre quarti della distribuzione. Il secondo quartile è la mediana, quello che lascia metà di qua, metà di là. Il terzo quartile è quello che lascia alla sua sinistra il 75% e alla sua destra il 25% della distribuzione. Notate che per definire queste misure mi servono solo due informazioni. Uno, aver messo gli elementi in ordine, quindi ho usato la relazione d'ordine tra le classi, e due, sapere di quale a quale classe appartiene ciascun elemento. Non faccio nessuna operazione con i numeri, se non metterli in fila, cioè conoscerne l'ordine. Così come ci sono i quartili, ci sono i decili, cioè li divido in 10 parti, quindi primo, secondo, terzo, quarto, quinto decile, che è la mediana e così via, o i centili o i percentili detti anche, che sono sempre le classi che si ritrovano, che lasciano appunto alla loro sinistra il 27% e alla loro destra il 73% degli elementi, quello è il 27° percentile. Okay? Quindi queste misure le posso fare. Sono più ricche rispetto alla moda. Oppure posso anche fare il ranking delle varie classi. No? Quali sono le più gettonate rispetto a quelle che invece hanno meno elementi? Queste sono le due scale più semplici. Tanto per tornare all'esempio di prima, sui vostri questionari della didattica, praticamente tutte le domande che avete sui questionari sono su una scala ordinale di 4 voci, no? Dall'1 al 4. Sapete perché si usano 4 voci? Perché non c'è un elemento di mezzo. E quindi sei obbligato comunque a sbilanciarti in più sì che no e più no che sì. E invece fossero 5 elementi, quando non hai voglia di pensare o di sforzarti, metti quello centrale. E allora c'è un bias psicologico a dire, vabbè, viene favorito quello centrale per pigrizia piuttosto che non per vere motivazioni. Invece con 4 elementi sei obbligato a decidere, no? Se è un po' più positivo o un po' più negativo il tuo giudizio. Quindi i questionari della didattica sono basati tutti su una scala ordinale, di cui però, purtroppo, viene fatta la media. E viene pubblicata, quello lo vedete anche voi, no? Quando andate a vedere i docenti, quali sono i risultati dei questionari, vi dà un valore medio, che non ha nessun senso, nessun significato statistico. Se mi desse la moda, i percentili, eccetera, bene. Ma la media non ha nessun significato statistico, perché dipende dal fatto che i valori associati siano stati 1, 2, 3, 4. Perché io posso la media, la posso far venire come voglio. Prendo due persone
in cui una è molto migliore dell'altra, ma se li misuro facendo la media di una distribuzione ordinale, scegliendo opportunamente quei numeri, posso far venire la relazione al contrario. È un errore. È un errore che purtroppo si fa, ho fatto l'esempio dei questionari perché li conoscete, ma è un errore che si fa molto spesso. Un 2, 3, 4 faccio la media. Diverso è fare la media di qualche cosa che, il cui valore numerico ha senso, tipo i voti degli esami. Quello non è solamente un'etichetta ordinale, ma ha la pretesa di dare anche un valore quantitativo, ma lo vediamo nelle scale successive. Adesso facciamo un po' di pausa. Sì, dimmi. Scusa? Non mi ricordo, te lo dico dopo. Facciamo così. Facciamo un quarto d'ora di pausa.